tutti ragazzi, qui siamo dei Final Gamers e oggi vi mostrerò un nuovo video su FIFA 15 con il mio amico Fede che perderà a FIFA. Non è vero, spacco il culo. Che squadra ti prendi? Argentina. Io mi prendo l'Italia. Ragazzi, secondo voi che devo prendere, Argentina o Brasile? Mo ti rispondo, no? Aspetta, ti chiamano al telefono. Dai, su, non ci mette 4 ore. Cambia maglietta. Questione squadra. Sì, molto cose buone. C'è Messi. Azzo. Oh, vai, dai, su, metti, dai, su. Dai, il cerchio. Iniziamo. Io ho Zaza Immobile davanti, stai attento, quindi. Zaza. E l'Argentina batte il calcio d'inizio. Avanza ancora l'Argentina. Punizione da una mattonella molto interessante. Match appena iniziato e già il cartellino. Iniziamo davvero fatto male. Gol, se non era per quello. Occhio al tiro! Eccolo! Eccolo! Ha fatto gol, non ci credo! Sì, dai, premix, tu! Che cazzo c'è quello? Premix! X, no, c'è. Conclusione bassa, no, non può arrivare il portiere. Grande conclusione, di rara difficoltà, angolo pescato, niente da fare contro. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Zaza, buona l'intenzione, ma palo, attenzione ragazzi. Ma con che si fa il gambetto? Il fallo. Cerchi. Ma tu non sei buono a giocare? Oh. El Shaarawy. Si ripartirà con la rimessa, pallone che è stato toccato, deviato dall'altro giocatore. La canzone in area. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Biglia. C'è spazio davanti a sé. Palla vagante adesso. Prova il portiere, impresa sicura. Tornando all'ambulanza. De Rossi. Marchisio. Posizione da cross, pericolo, ecco il tiro, tiro completamente fuori misura. Questo nessun dubbio qui, dopo il vantaggio arriva il cartellino giallo. L'azione è proseguita per il vantaggio, ma il fallo è troppo brutto per poterlo ignorare. De Rossi paragna metri, perde palla.
Ecco il tiro, occasione, si era liberato bene, ma è arrivata la segnalazione dell'assistente. Fuori gioco. Buono il movimento, però il fuori gioco è giusto. De Rossi, direttore di gara che è intervenuto per assegnare il calcio di punizione contro l'Argentina. Marchisio, contrasto ruvido, vigoroso. Grazie. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo, consentendo alla difesa di respirare. Immobile. Provano gli azzurri. Gran tiro. Questa quasi. Candreva. Si fa spazio. Occhio alla botta. Buona la parata. Che cosa ti ho fatto? C'è la parte, parte il tiro. Gol! Simone Zaza! Zaza! Gol! I bocchieri monchi. Mi aspettavo un match certamente più equilibrato, con poche occasioni, invece oggi sono riusciti a calciare spesso in porta e hanno trovato il gol, la via della rete. Hanno creato parecchie palle gol, è vero, poi bisogna essere anche bravi a concretizzarle in questa occasione. Fallo, questo è gol, questo è gol. Posizione interessante. No, troppo alta. Sulla traversa. Ecco qui ancora il replay del gol di prima. Vabbè, mica questo era più io, non l'avevo impedito. De Rossi. Zaza. Maschera. È stato per prova ad andare. Conclusione senza angolo questa. Senti, se non parli vicino ti dico sempre che parli 3 km lontano. Dai. Ecco il tiro, oh, ma ancora in gioco, pericolo. Immobile. Arbitro che ferma il gioco. Che fatto? Vince il contrasto e recupera il pallone. Occhio al cross. Candreva. Gol! Gol! 2-1 ragazzi. Non la recupero. Che golasso, che golasso. Prima e ha trovato un gol stupendo. Ah, come si è coordinato, meraviglioso, ha lasciato andare bene la gamba, ha trovato il colpo giusto. Si ricomincia con l'Italia che adesso è avanti. Oh, infortunato. Rigore. Si partirà con un calcio d'angolo a nostro favore. E intanto la regia ci ripropone l'azione da cui è scaturito il gol. Un flipper qui, palla che finisce fuori. Difesa sotto pressione, sicuramente calcio d'angolo.
Lazio prova e il centro dell'Italia. Che gol, ragazzi, che azione che ho fatto. 3-1, ragazzi, 3-1. Guarda chi c'è. Ma sono stronzo. Il gol era nell'aria e puntualmente è la pubblicità giustamente approfittato della libertà concessa, il grosso errore della difesa. Che gol, no? Dice del portiere. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. De Rossi immobile, fortunatamente nulla di grave, ce la fa a continuare. Sta rientrando proprio adesso Pierluigi. Messi. Messi? Immobile. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Cerca la rete, ha provato ancora, ma stavolta il portiere ha risposto bene. Sta giocando benissimo oggi Pier. Opportunità dunque dalla bandierina, ragazzi, per gli azzurri. No. Arbitro dice che può bastare, il primo tempo si chiude. I cani. Pesantissimo, e consente alla squadra di casa di aumentare. Pronti per la ripresa con l'Italia avanti. Vanno a girare il pallone molto bene. Chiellini. Zazza. Gioco fermo. Fallo. Dighi. Hai bloccato. Oh, mi sta fatto male. Guarda, quello è morto. Darmian. De Sciglio. Occhio al tiro, con più precisione. Giovinco. Prova a rubargli il pallone. Si riparte con il calcio di punizione per gli azzurri. Cerca la porta, occhio al rimbalzo. Palla fuori, sarà corner. Buono il cross, l'anticipo sul pallone. Sarà fallo laterale, rimessa dunque per gli azzurri. Scusate, ci sono stati degli intrusi in casa. Una minuzza. La rimessa degli azzurri. Marchisio. Prova ad andare. Palla che termina lontanissima dalla porta, difesa dal portiere. Questo replay ci permette di apprezzare nuovamente il gol. Marchisio. Giovinco. Oh. Ma che è? Sono scemi, no, sono semi. No, era fuori. Marchisio. È riuscito, no. Gioco un bambino. Attenzione al tiro. Argentina che si schiera per difendere su questo corner. La 52. Lontana di pugno. Rigore che sembra indiscutibile. Guarda che rigore che ti tiro, Guarda che ma mi sei venuto qua addosso. Sì. Tutte scuse. Prova il cucchiaio, prende, non sbaglia. Il cucchiaio, ragazzi. Ragazzi, questa la possiamo terminare qui perché l'ho vinta 4-1. Ci vediamo al prossimo video. Bella.